180 minuti all'epilogo della stagione. Ad un passo dai playoff, il Pescara vuole difendere il quinto posto, sarebbe fondamentale in vista degli spareggi. Il Venezia gioca in casa e deve vincere, non ha alternative per centrare i play-out. Obiettivi dunque opposti di classifica. Dopo il match col Verona, il presidente Sebastiani ha criticato l'atteggiamento troppo prudente di Pillon, che prima della partenza per Venezia ha risposto così. Bisogna analizzare bene la partita, nel senso che la prima mezz'ora secondo me abbiamo fatto bene, poi ci siamo abbassati, questo è vero, anche per la forza dell'avversario ci siamo abbassati, poi l'ultimo quarto d'ora secondo me l'abbiamo fatto ancora bene. Io rispetto le idee di tutti, del Presidente, le vostre idee, io rispetto tutti. Non c'ho... Però è chiaro che io faccio l'allenatore, faccio quello che credo sia giusto per la squadra. Cerco di fare tatticamente quello che è giusto fare in quei momenti, poi nessuno è infallibile, nessuno è un fenomeno, io non mi sento fenomeno per niente, faccio il mio lavoro con grande umiltà, con grande determinazione, cercando di mettere il massimo dell'impegno come ho sempre fatto, e io sono di una cosa sono certo, io la coscienza ce l'ho più che a posto, perché sto dando tutto per la causa e lo farò fino all'ultimo secondo, fino a che avrò uno spiraglio per lottare, per arrivare a un traguardo che in questo momento sembra difficile, ma noi dobbiamo crederci. Un solo successo nelle ultime 8 partite, lo scorso 3 aprile in casa col Palermo. In trasferta appena 16 punti dei 51, tanti sin qui totalizzati. Indisponibili Campagnaro del Sole e lo squalificato Mimouchei. In difesa Perrotta, in vantaggio su Bettella non al meglio. Ciofani e Del Grosso esterni bassi, a centrocampo scelte obbligate. Canutè, da poco rientrato dal lungo infortunio, partirà dalla panchina. Torna a titolare Crecco nel trio completato da Bruno e Brugman. Davanti certi del posto Sottile e Mancuso. Per l'altra maglia da titolare, dubbio Marras Capone. Certo, ironia della sorte, dal penso al penso, potremmo dire così, no? Lo scorso anno la salvezza, quest'anno... Si sono invertite le cose, magari come... Alle volte il calcio è veramente strano. No, magari non l'immaginava neanche lei, che a distanza di un anno avrebbe lottato per un altro obiettivo. Insomma. No, non immaginavo questo, sinceramente, però ho sempre creduto nella mia squadra, però devo essere sincero su questo, su quello che facciamo, sul lavoro che portiamo avanti. In questo momento è roba da ridere se devo pensare all'anno scorso quando abbiamo fatto l'ultima partita, a livello psicologico. E poi il campionato di quest'anno, la valorizzazione di Grabillon e Machin. Io credo che è un percorso di obiettivi che un allenatore si deve sempre porre. Adesso abbiamo l'obiettivo di centrare i play-off, perché se non centro i play-off per me sarebbe una cosa... e invece dobbiamo cercare di centrarlo assolutamente. Una volta centrato quello andiamo sull'altro. La posizione, la miglior posizione. Una volta fatto quello... Venezia in emergenza, out Garofalo, Pinato, lo squalificato Lombardi, Citro, forse Di Mariano, ripartiranno invece dalla panchina Brusca, Gin e Bentivoglio. 3-5-2 il sistema di gioco, Vicario Trepali, Coppolaro, Modolo e Domizzi, trio di centrali di difesa. Zampano e Mazzan sulle fasce, nel cuore del reparto nevralgico Segre, Schiavone e Besea in vantaggio su Succio, davanti Bocalon e lo scozzese Sinclair. Il tecnico dei Lagunari, ex della partita al pari di Michele Fornasier, Serse Cosmi. Noi e Livorno siamo le due squadre che nel caso riuscissimo a far punteggio pieno... cioè ci sarebbe la matematica, ecco, almeno per play-out. Almeno è una cosa importante, almeno è una cosa importante, perché i play-out sono già un traguardo in un campionato come questo e con una situazione paradossale, come ripeto, con tutti gli errori che potremmo anche aver fatto, e però insomma io una moria di giocatori come mi è capitato da quando sono arrivato qui, veramente giocatori importanti, me ne ricordo poco, insomma, però ripeto, adesso non è inutile starsi qui a parlare, a giustificarsi di chi c'è o chi non poteva esserci, non ci sono, pazienza, per esempio Lombardi è lui il colpevole di questo, insomma, quindi bisogna anche fare ammenda di quelli che sono stati comunque gli errori. In sintesi, a Venezia con coraggio, perché
Quando... Sempre questa la solita, cercarvi di... la solita solfa. Coraggio. Voi mi potete sempre portare dove no, io non voglio arrivare lì. Ormai mi conoscete. Io rispetto delle opinioni degli altri. E... però io sono convinto del mio lavoro che faccio. E lo ripeto. Vado avanti per la mia strada, come ho sempre fatto. E cercherò di dare il massimo per questa maglia, perché... io insomma ci tengo molto.